Andrea De Mante e l'abito di velluto di Giulia, l'ex tronista infastidito. Grande fratello VIP, Andrea De Mante e Giulia De Lillis, l'abito di velluto fa ingelosire l'ex tronista. Giulia De Lillis lascia sempre tutti a bocca aperta. Gli abiti che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sceglie per le puntate in diretta del lunedì sera le fanno fare sempre una bellissima figura. La fidanzata di Andrea De Mante ama la moda, non a caso è una delle sue più grandi passioni. La giovane ragazza sfoggia così dei look a dir poco stupefacenti. Lunedì 20 novembre 2017, la prima finalista del Grande Fratello VIP ha optato per un vestito semplice ma, allo stesso tempo, molto elegante e raffinato. L'inquilina della casa più spiata d'Italia ha infatti indossato un abito corto in velluto, abbinato con degli stivaletti neri. Inutile dire che le fan hanno apprezzato, non poco, l'outfit della loro beniamina. In ogni caso, l'ex tronista non sembra essere rimasto del tutto felice riguardo la scelta della sua amata. Andrea De Mante geloso di Giulia De Lillis, l'abito della discordia. Andrea De Mante ha seguito la sua fidanzata in TV e non ha potuto fare a meno di commentare la puntata attraverso alcune Instagram Stories. Il giovane di Verona, nel vedere Giulia abbassarsi il vestito più di una volta, ha commentato il tutto con molta ironia. È inutile che continui a tirare giù il vestito, è corto. È un po' corto e continua, continua. A quanto pare, l'ex tronista di Uomini e Donne sembra aver fatto una bella battutina riguardo il look sfoggiato dalla sua De Lillis. Che il ragazzo sia un po' geloso della sua donna. D'altronde lei è bellissima e sarebbe davvero nella norma essere un po' preoccupati. Giulia De Lillis sempre super innamorata di Andrea De Mante. E mentre Andrea continua a seguire la sua fidanzata attraverso le varie dirette e live, lei non fa altro che pensare a lui. La ragazza ha avuto vari momenti di sconforto, ma in ogni caso è riuscita sempre ad andare avanti. Dopo aver visto scoppiare ben due coppie all'interno della casa del Grande Fratello VIP, la De Lillis ha ammesso di avere un po' paura di ciò che potrebbe fare De Mante.